Benvenuti a Brughette! L'unico show che per pagare l'affitto a Milano ha dovuto vendere le catenine d'oro della prima comunione, i titoli azionari di famiglia e, visto che non era abbastanza, l'arcata inferiore! Cominciamo! Shino! Grazie Boomer per aver rovinato anche questo settore del mercato. Ora quelli della mia generazione per pagare l'affitto devono vendere un polmone! Trovare casa a Milano è davvero molto difficile. Rubrichetta è qui per farvi vedere i migliori annunci in città prima di chiamare la finanza. 1000 euro d'affitto per abitare in un soffitto. Chi ha cercato casa a Milano lo sa. Ci sono certi annunci che fanno veramente rabbrividire. Guardiamoli assieme. Siamo su un sito di affitti e compravendite immobiliari che fa rima con apripista, con sciampista. Siamo su Idealista. Abbiamo impostato un budget di 1000 euro. 1000 euro, 1K, una biottona. No, 10 piotte. 10 piotte da pagare ogni santo mese della tua vita. Ma anche 2 milioni del vecchio conio. 2 milioni del vecchio conio. E questo è quello che si può trovare a Milano. Guardatemi questo monolocale in affitto. Già questa foto un po' vertigo iniziale, obliqua, ci dà una scena veramente deliziosa. Ci sono le portelle aperte o sono 3 armadi messi all'isca di pesce? Me lo stavo domandando anch'io. La doppia tenda la paghi, eh. Ma c'è un po' per... E soprattutto è proprio davanti alla porta. Pensa, cavoli, tornare a casa. Entri con le chiavi. Ma sono le stesse sedie che abbiamo noi? Sì, totalmente sono le stesse sedie che abbiamo noi. Infatti io vorrei fare una precisazione. Vai. Non siamo qui a deridere il modo di vivere di certe persone. Siamo qui a deridere il sistema. Cioè, non è normale dover pagare 650 euro una cosa così. Perché a Padova con 650 euro eravamo sulla cupola del Duomo. L'open space cupola del Duomo, sì. Questo è il nostro problema. Che noi veniamo dalla fottutissima campagna, sì, nella grande città, e diciamo come costa tutto tanto. Ma chi ti dice allora tornatene a Padova, cosa rispondi? No, tornaci tu, scusa. Scusa, io sto qua, però voglio pagare poco. 650 euro. Sai qual è il problema? Te lo dico io. Che la gente che sta guardando questo video da Milano, dalle grandi città, dirà: ma sai che non è messa malissimo? Ma la descrizione dirà grazioso monolocale. Proponiamo ampio monolocale. Ma sono 40 metri quadri. Come fai a dire ampio? Raga, il capitalismo ci ha costretto veramente a vivere come tupi. Ma secondo te quanti metri quadri sono i nostri? Perché non l'ho ancora capito. Questa casa a me l'hanno detto all'inizio, ma non ho voluto registrarlo. Secondo me è una roba tipo 35. Ma è poco 35. Per due esseri umani adulti sopra il 1,80 m. In pandemia? Secondo me sono 35 senza bagno. Che è un metro quadro, comunque 36 con bagno. Tu hai mai provato in bagno nostro ad aprire le braccia? Non ci riesci. Non ci stai. Stiamo cambiando casa, raga. E quando cambieremo casa vi faremo vedere questa casa. Un video che durerà un minuto. Ho già sete, fammi bere un po' della mia tazza di rubrichette che potete trovare su motef.com/store/rubrichette. Guardatemi questo monolocale in affitto. Il proprietario ha detto rosso e blu! Complimentari, complimentari, complimentari! Ma sai che veramente se blurri gli occhi diventa Montreux? Abbiamo anche qua, è monolocale, quindi letto e cucina a pochi metri, che è sempre veramente una delizia, lasciatemelo dire. Parlo per esperienza personale, chi lo sa? Ah, questa casa noi non ve la facciamo vedere. Ma se loro potessero vedere quello che vedo io con i miei occhi, Alberto, starebbero di un male. Qui cominciano dei problemi che voi non vedete. Il coprivater, l'abbiamo trovato Nemo, ecco dov'era. Bello. Cosa ho visto vicino al water? Il doccino per farsi il bidet. Perché a questo punto dici, vabbè, se non c'è spazio togliamo il bidet. Facciamo come quei luridi dei nostri cugini che vivono in giro nel mondo. Dai, voglio dire francesi, diciamo che... però poi ho detto, vabbè, giriamoci attorno. Marushki Dina. Perché c'è un orsetto dell'IKEA inchiodato al muro? È stato sparato. Zumma la lavatrice. Amori santi, se devi metterci più di 3 pezzi di scotch da cambiare. Ma cosa le è successo? Certi proprietari di casa comunque sono dei purciari che veramente non si può sopportare. Monolocale con cucina vista arredato. L'immobile si trova al terzo piano senza ascensore. Lui ha deciso le cose che fanno cagare di questa casa. Io te le metto in caps lock con punto esclamativo. Possiamo chiamare e dire siete dei truffatori? Ma sai che uno degli ultimi annunci io gli ho detto. Ho sentito Alberto ha chiamato una casa, a un certo punto era al telefono e sento Alberto dice: beh, questo mi sembra più un sequestro di persona. Grazie comunque. Beh, ma scusa, l'agenzia mi dice sì sì è libero, solo se però lei può stare alle condizioni del proprietario. E io gli ho detto quali sono queste condizioni. E lui mi dice 4 mesi di caparra, pagamenti trimestrali e non te ne puoi andare prima di 2 anni. Beh, non è un sequestro di persona. Milano è una città da sogno, noi ci troviamo benissimo, non è che vogliamo dire che Milano è problematica, però i palazzinari di Milano sono problematici. Un monolocale giallo! In Sant'Agostino abbiamo detto per 800 euro io ti faccio andare dallo psicologo, anzi TSO obbligatorio, che già la odi TSO ma volevo sottolinearlo. Tutto
tutto giallo. Giallo, ma non di qualità. Tutto giallo. Ma cosa c'è vicino al letto? Mi hanno fatto un effetto boiserie pralinato. Pralinato o perlinato? Perlinato, perché pralinato è la pralina. Ma quello lì io lo riconosco, è tipo un tappeto Ikea della sì. cucina. Ce l'ha anche mia mamma. Ah, e beh, la cucina. Il frigo giallo dove cazzo l'ha trovato? L'ha rivestito? Ah, e beh, un altro tappeto in verticale che non lo metti in entrata sulla cucina. Ma perché? Guarda che arredo che fa. Ma anche l'esterno. E beh sì, la casa è di colore giallo. Scusa? Eh? Sono 7,90 d'affitto più 300 euro di spese condominiali. Tutto quel giallo non si mantiene da solo. Io non ne so niente, forse questo è il problema. Però 300 euro di spese condominiali mensili. Io voglio il portinaio che mi porta la moca tutte le mattine. Certo. 1190 ogni 4 settimane questa merda. Basta. Non prendiamoci in giro. È un video di denuncia. Qualcuno deve fare qualcosa. Perché noi ridiamo qui, ma ridiamo per non piangere, perché non è possibile. Abbiamo già pianto. Abbiamo già pianto tanto. Gli si può fare il sequestro forzato? Cioè, se possiedi un immobile ma fa cagare, non te lo meriti. Non te lo meriti. Solo persone serie, pulite, educate, grazie. Ovviamente. Anche perché ti vedo lasciare una sgommata sul lenzuolo giallo. Allora, parliamo di questa casa. C'è una particolare categoria di appartamenti che rientrano nell'insieme di casa della nonna. Cioè, sono quelle case veramente mollate dalla nonna. Perché si è trasferita? Lei si è trasferita nella casa del signore. Ai nipoti o ai figli sono rimaste le case che affittano proprio... Tolgono la vestaglia dall'armadio e mettono in affitto la casa. Sovrapprezzato. Allora, prima avevamo il pavimento che dice, vabbè, però è il pavimento. Andiamo in bagno, la fantasia arriva alle pareti. Io qui ci farei una cacca un po' strana. Dopo un po' mi costiperei. Costiperai e ti rivedo come sei. Allora, sono anche 30 metri quadri. Circa 30 metri quadri. In buone condizioni. Quindi sono 26. Sono 26. Cosa vuol dire in buone condizioni? Che di sicuro non sono ottime. Raga, qui c'è del genio. Qui c'è dell'imprenditoria. Guardatemi le foto che ha messo. Non è il nostro video, non è caricata male. È così sul sito. È una foto che è stata mandata su un 3310 e poi rinviata con gli infrarossi. Ah, c'è anche la planimetria. Chiarissima, direi. Ho capito tutto. Via Padova! Con la foto così sgranata non riesco neanche a vedere se c'è il quadro di Audrey Hepburn che fuma. Come ha messo Audrey Hepburn? Di New York col taxi giallo. Di Londra con la cabina rossa. Guardatemi che delizia questo appartamento. Con il televisore da hotel, quello a tubo catodico appeso. 7,50 al mese. Il signor Roberto, di cui daremo il telefono 339-334 se volete mandare un messaggino e dirgli: Roberto, tutto bene? A me spiace farle con la puzza sotto il naso queste cose, però non è puzza sotto il naso, è che ci hanno abituato che dobbiamo vivere di merda. No, più che altro in una casa così accetterei se fossero tipo 150 euro al mese, che dici, sì, vabbè, la faccio. Oh, senti, sto risparmiando dei soldi e via, sì. Però cazzo, tre quarti di stipendio di tante persone. Il problema è quello. Cioè, ti restano 300 euro per vivere, e la bamba? Questo l'ho messo io, perché è tutto bellissimo. Il soppalchino, che il soppalco a Milano è di una moda. A Milano a un certo punto sono entrati in una stanza e hanno detto: ma qui c'è ancora spazio, perché non terrazziamo? Questo palco è una terrazza che ti dà sul tuo stesso soggiorno. È tipo una mensola per esseri umani. Totale. Il problema è questo follettino del bagno. Che cos'è questa signora che mi guarda, che si sporge verso di me mentre faccio i miei bisogni? Ma cos'è questo? Ma c'è anche una porta smerigliata con la bella Milano o mia bella Madunina, la vedi? Ma cos'è? Una decalcomania. Poi guardate che bello questo bilocale in affitto in via Fratelli Cervi. Ma voi direte: Fratelli Cervi di Sottomarina? Perché vedo un arredamento che mi sembra di stare nella casa al mare. No, il milanese ha detto: aspetta che mi compro una casa al mare all'idroscalo. Il prezzo è 150 euro al mese. Le paperette. Ma tutta sta merda resta. Questo è il solito problema. Sai cosa mi fa veramente ridere a volte degli annunci? Che nella descrizione scrivono completamente arredato e tu dici: così? No! Dammelo vuoto! Questo Alberto è fornito di tutto. Biancheria. Io non voglio usare l'asciugamano di un altro essere umano. Guardatemi. Per 1000 euro a Milano potete andare a vivere in un atelier da spose. Tu vai qui e ogni giorno è la sala d'attesa per provare il tuo abito da sposa. In una casa del genere puoi, secondo te, appoggiare la tua borsa con scritto tipo: ora che ho toccato il fondo non mi resta che risalire? Sì, in due font. Ora che ho toccato il fondo non mi resta che risalire. Qui vorrei far notare l'utilizzo della luce. No, si dice sempre Michelangelo.
Michelangelo. Ma guardate anche qui. Caravaggio. Ma guardate anche qui l'utilizzo del flash in una stanza buia, cosa non crea. Quell'effetto Riz di Parma, che salutiamo anche calorosamente. E guardate che sorpresa questo tavolo in cucina a ponte levatoio. Perché dici, come cazzo faccio ad arrivare a quella sedia? Devo gattonare? No! Tiri sul tavolo, ti siedi, tiri giù. Ma a quel punto come fai? Ma stai mangiando dei saikebon e quindi puoi fare. Ma se no non puoi, non arrivi al cibo. Servono due persone. È un appartamento per due persone, 40 metri quadri. Anche tre a sto punto. Wow, che bello pagare un affitto gonfio di speculazione edilizia. Ma se non vi abbiamo ancora convinti a trasferirvi a Milano, ecco uno spot della FPM, la Federazione Palazzinari Milano. Federazione Palazzinari Milano. Stanco di vivere in una spaziosissima casa con tantissime stanze, la lavastoviglie e l'aria buona quando esci in giardino? Vieni a Milano, l'unica città al mondo in cui gli affitti sono più alti degli stipendi. Come dici? Come pagare 1200 d'affitto quando prendi 400 euro in stage? Beh, un modo lo dovrai pur trovare, perché la settimana bianca del Palazzinaro non si paga mica da sola. In ogni casa di Milano troverai un forno incrostato dai 20 inquilini precedenti, il bagno con affaccio cucina, l'armadio dove la nonna del proprietario ha riposto la vestaglia il giorno prima di passare a miglior vita. Contribuisce a ingigantire la bolla immobiliare, così che fra qualche anno la gente più giovane possa ritrovarsi a pagare il doppio. Entra anche tu nel circolo di chi lavora solamente per pagare l'affitto. E quando i soldi scarseggiano, beh, affittati Lano per l'affitto a Milano. E voi quanti soldi avete pagato in affitto nella vostra vita? Fatecelo sapere nei commenti qui sotto. E già che ci siete, iscrivetevi al canale YouTube. Iscriviti. Boom, grazie per essere stati con noi. Ci vediamo sempre qui settimana prossima per scoprire assieme se il piatto preferito del Palazzinaro è lo speculazione. Grazie, ciao. Sciolgono la porta.